Siamo oggi con Enzo Torri, direttore dell'ufficio per il Pieno Sociale della nostra diocesi. Parliamo, Enzo, della settimana sociale dei cattolici italiani. A Cagliari in questi giorni si è vissuta, si vive questa grande esperienza, ma diciamo ai bresciani innanzitutto che cos'è l'esperienza della settimana dei cattolici italiani. Beh, è un'esperienza che è partita nel 1908, questa è la 48esima edizione, significa che i cristiani e i cattolici si sono riuniti per discutere dei temi sociali del paese. Ogni volta si affrontano alcuni temi particolari, questa è la volta del tema del lavoro. La CEI ha chiesto di assegnare alle settimane sociali di quest'anno il tema del lavoro. E quel lavoro creativo, libero, solidale, partecipativo, il lavoro che vogliamo. Come si sviluppa questo tema? Con che relazioni, con quali contributi, con quale impostazione? Beh, l'impostazione è quella di non vedere questo appuntamento come un convegno, ma come un appuntamento di lavoro dove la Chiesa italiana si interroga di che cos'è il lavoro, ma soprattutto il lavoro dove sta andando e in particolare cosa può fare la Chiesa per far sentire meno soli le persone all'interno delle comunità. E allora da una parte si dice bisogna individuare quali sono le buone prassi che sono accadute nel nostro paese che hanno creato del lavoro, ma non solo del lavoro, del buon lavoro, cioè vuol dire rispettoso della persona, delle relazioni, dell'ambiente, della produzione. E perciò in questi quattro giorni la Chiesa italiana in questo ambito approfondirà che cosa è accaduto in giro e che cosa soprattutto si può fare per dare del lavoro quelle caratteristiche che possa essere veramente libero, creativo, partecipativo e solidale. Il contributo di Brescia non è solo di persone che partecipano anche a questo appuntamento, ma di progetti concreti, di buone pratiche. Sì, noi praticamente da qualche mese che come commissione dell'ufficio dell'impegno sociale ci stiamo lavorando perché proprio su indicazioni della CEI ci hanno chiesto di portare a Cagliari degli esempi concreti di quel lavoro con quelle caratteristiche. Brescia cosa porterà? Noi abbiamo individuato 11 progetti, c'è da dire che a guardare sono molti di più le realtà, perciò significa che pur in un momento di crisi, di difficoltà, sono tante le esperienze che sono partite, che hanno creato lavoro, soprattutto del buon lavoro e magari anche del lavoro che può essere anche replicato in altri territori, perché la caratteristica deve essere proprio quella di dire che non è un lavoro che si può fare solo in quella realtà, ma che si può replicare. Noi porteremo all'interno delle 11 proposte che abbiamo analizzato, due proposte che ci sono sembrate un po' particolari. La prima è istituzionale, il Comune di Brescia. C'è questa esperienza di 100 leve che da qualche anno sta favorendo l'inserimento dei giovani nell'ambito lavorativo. Un anno di lavoro che retribuiti da un fondo regionale che il Comune ha deciso di destinarlo al mondo associativo del no profit e del terzo settore, dove i giovani si inseriscono in questa realtà in modo che loro possano innanzitutto abbattere la barriera dell'ingresso nel mondo del lavoro, tra l'altro in modo particolare perché sono all'interno dei servizi e del terzo settore, e perciò ci pare significativo che anche le istituzioni possano operare per creare lavoro. Il secondo, un progetto privato, sì. Secondo progetto privato, c'è un gruppo di imprenditori, 10 imprenditori che hanno messo dei soldi, tra l'altro senza nessuna garanzia, anzi dichiarato esplicitamente che non ci sarà un ritorno economico da questa operazione, per favorire, hanno acquistato un vecchio vivaio e hanno lì ricreato la condizione per poter ripristinare un ciclo alimentare che riproduce il ciclo alimentare della cascina, della vecchia cascina, che crea del cibo sano, di qualità, utilizzando le tecnologie per favorire questo lavoro, e alla particolarità questa, innanzitutto con gli imprenditori che mettono dei soldi, fanno lavorare dei giovani e perciò da giovani laureati, e i profitti che verrebbero da questa iniziativa sono destinati a progetti per il bene comune del territorio. Perciò ce ne sono capitali che sono messi a disposizione dei giovani e la redditività va a favore del territorio, del bene comune, perciò per iniziative che possono essere del comune, in favore delle necessità del comune. Buone pratiche bresciane a Cagliari, grazie a Enzo Torri di essere stato con noi.